Sarà celebrato nella chiesa di San Vincenzo de Paoli, a poche ore di distanza dai funerali del suo killer, l'ultimo saluto a Giuseppina Fumarola, la sarta di Villa Castelli, uccisa dall'ex compagno. Le politiche Fratelli d'Italia presenta a Bari il suo programma in attesa della leader. Giorgia Meloni sarà nel capoluogo il 17 settembre. Intanto la campagna elettorale si infiamma sul tema dei costi dell'energia e c'è chi approda su TikTok. Silvio Berlusconi sceglie il social per parlare ai giovani. La Puglia è la prima regione in Italia dove si sperimenteranno nel trasporto ferroviario tecnologie di ultima generazione per i treni a levitazione magnetica per permettere il trasporto ad altissima velocità. Bentornati con l'informazione di Antena Sud, un nuovo appuntamento sempre in diretta per aggiornarvi sui fatti più importanti relativi ai nostri territori di Puglia e Basilicata. Oggi in Puglia e in particolare a Villa Castelli, Brindisi è il giorno del dolore, l'ultimo saluto a Giuseppina Fumarola, la sarta uccisa dal suo ex compagno e sarà celebrato nella chiesa di San Vincenzo eh, de Paoli, il funerale a poche ore di distanza, proprio dai funerali del suo killer, morto successivamente, suicida. Partiamo di qui. La sua auto è ancora parcheggiata lì, in via Galilei, a terra, c'è un mazzo di fiori colorati che stride con il grigiore del cielo. Tutto intorno è silenzio. La sartoria oggi è chiusa, non aprirà per lutto in segno di rispetto per la morte di Giuseppina Fumarola, la quarantottenne di Villa Castelli, brutalmente uccisa da due colpi di fucile esplosi dall'ex compagno Vito Sussa, poi suicida nel garage dell'abitazione di via Volta. Ed è proprio da questa strada Civicotto che il piastrellista, con la passione per le armi e per la caccia, si è mosso per mettere a segno il suo piano sanguinario. Sussa conosceva le abitazioni abitudini religiosi, sapeva che come ogni santo giorno la donna avrebbe parcheggiato l'auto in questo spiazzo a pochi metri dalla camiceria. Si è presumibilmente appostato dietro al muro di un'abitazione, ha atteso che la donna scendesse dal mezzo e ha sparato uno, due colpi che hanno raggiunto il petto della 48 poi la fuga ai soliti pochi metri per entrare nel garage e stringere quella corda, probabilmente già preparata per sfuggire immediatamente alle sue responsabilità. Eppure i destini di Giussi e Vito, di quella donna buona e del suo aguzzino, si incrociano ancora una volta, per l'ultima volta, nella chiesa di San Vincenzo De Paoli per i funerali. Prima quelli di Sussa, poi quelli di Giuseppina. In paese erano in tanti a conoscerla come donna riservata, infaticabile lavoratrice, come sarta, collega di una vita nell'azienda di Via Galilei. Come collaboratrice domestica pronta ad arrotondare per fronteggiare, come tutti, quelle spese quotidiane. È una brava signora, sì. L'aveva vista insieme al compagno. Non l'ho mai vista insieme al compagno, no? Sì, la conoscevo, sì. Una famiglia, de... una brava famiglia, una, una famiglia contadina, era... era una sarta. Non L'aveva mai vista col compagno? No, 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 non lo conoscevo neanche, l'ho vista in fotografia, solo così lo conoscevo. Una brava signora. Lavoratrice. Non basteranno fiori, neppure lacrime, né tantomeno le bandiere a mezzasta di Palazzo di città per rimediare a quel terribile omicidio, a quell'orribile violenza che Villa Castelli, nel giorno del dolore, nel giorno del luto cittadino, è chiamata a rivivere, ancora una volta, attraverso quei pochi metri di strada che separano il paradiso da un inferno senza fine. Ha iniziato il suo tour in Puglia proprio in questi giorni, l'Amerigo Vespucci oggi, la nave più bella e affascinante del mondo, è a Taranto. A bordo di una pilatura messa a disposizione dalla base navale siamo arrivati al largo dell'acqua di Taranto nel Mar Grande e stiamo per salire alle 10.47 su nave Vespucci pronti ad arrivare nel canale navigabile di Taranto. Si sta per concludere con l'ultima tappa a Taranto la campagna di di quest'anno per 143 futuri ufficiali allievi dell'Accademia di Livorno che hanno così ricevuto il loro battesimo in mare. Siete in mare dal 2 luglio, c'è differenza tra l'apprendere in accademia e tra le onde, vero? Sono attività prettamente teoriche e che possono trovare quindi qui una, un apprendimento più a livello pratico. Perché hai deciso di diventare un cadetto? Sono di Taranto, quindi sono nato a contatto con, con questa cultura, con questa realtà legata al, legata al mare. È legata a quella che, che è la marina quindi il mio sogno è sempre stato quello di poter entrare a far parte di questa for, uh, forza armata è appena terminato il momento della salita alla riva per effettuare il cosiddetto saluto alla voce sostanzialmente eh, ci si prepara a rendere omaggio alle massime autorità che li aspettano al castello aragonese ha una tuta da vela perché eh, il nostro ruolo è quello di essere disponibili, in questo caso io sono disponibile al cassero, cioè la parte poppiera della nave, quindi posteriore. E noi durante il ruolo di manovra aiuteremo appunto l'equipaggio a svolgere ciò che serve per far attraccare la nave. Qual è il momento più emozionante che hai vissuto a bordo di Vespucci? Eh, il momento più, più emozionante sono stati diversi. Eh, principalmente a me piace un sacco quando ci sono le visite a bordo, proprio perché diciamo, si, è, si entra a contatto con la realtà del posto e con le persone specialmente poi quando appunto incontriamo le navi di altre nazioni un incredibile abbraccio di popolo tantissimi tarantini schierati per vivere ancora una volta questo momento così magico le elezioni politiche fratelli d'italia presenta bari il suo programma in attesa della leader giorgia meloni sarà nel capoluogo il 17 settembre prossimo intanto la campagna elettorale si infiamma sui temi dei costi dell'energia e c'è chi approda su TikTok. Silvio Berlusconi sceglie il social per parlare ai giovani. Sentite. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Dopo Giorgio Meloni, Matteo Salvini e Carlo Calenda è dunque la volta di Silvio Berlusconi e anche del Partito Democratico che affida ad Alessandro Zan, padre della proposta di legge contro l'omotransfobia, la propria prima uscita. Tutti a caccia di giovani potenziali elettori. Il leader di Forza Italia non la manda a dire e spiega chiaramente che senza gli azzurri non esisterebbe il centrodestra. Poi parla della crisi energetica. L'obiettivo è essere indipendenti dalla Russia entro il 2024. Per quella data avremo fatto i rigassificatori, avremo realizzato i termovalorizzatori, dice e avremo dato un nuovo impulso alle energie rinnovabili e fatto ripartire la ricerca sul nucleare pulito. Siamo, siamo la gamba centrale, eh, quella è legata al, al Partito Popolare Europeo che è un valore aggiunto alla coalizione centrodestra. Quindi noi apprezziamo i nostri compagni di viaggio, abbiamo le nostre peculiarità, ma crediamo di essere determinanti proprio per dare quelle garanzie di stabilità che eh, la crisi che abbiamo di fronte vuole. Una campagna elettorale che si gioca proprio sui temi legati all'energia e alla crisi legata al conflitto tra Russia e Ucraina. Una proposta arriva dal leader di impegno civico e attuale ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Appena entrati in Parlamento, dopo il 25 settembre, la prima cosa che proporremo è un decreto taglia bollette. Che cosa significa? È un decreto che fa in modo, in via del tutto emergenziale, che fino alla fine dell'anno a tutti i tipi di impresa, come ho detto, dal piccolo negozio alla grande azienda, lo Stato debba pagare l'80%. Di... E sarà la coalizione di centrodestra la prima sulla scheda per l'elezione dei senatori pugliesi, per trovare il centrosinistra bisogna invece scorrere fino al sesto posto. A deciderlo è stato il sorteggio sull'ordine dei simboli in Corte d'Appello, guardate. E la coalizione di centrodestra, la prima sulla scheda per l'elezione dei senatori pugliesi. Per trovare il centro sinistra, invece, bisogna scorrere fino al sesto posto. A deciderlo il sorteggio dell'ordine dei simboli che compariranno sulle schede per le politiche del prossimo 25 settembre, fatto nelle scorse ore in Corte d'Appello. Solo parziale si intende perché per la Camera invece servirà attendere la seconda parte delle operazioni. Intanto, per Palazzo Madama, dopo il centrodestra, ci saranno sulle schede i simboli del Terzo Polo, Azione Italiana viva e poi unione popolare con de magistris 5 stelle italexit a seguire il centro sinistra e subito dopo l'ex sindaco di messina cateno de luca e poi pc vita italia sovrana e popolare alternativa per l'italia all'interno delle due coalizioni poi sorteggiata anche la posizione dei singoli partiti che vede fratelli d'italia in testa per palazzo madama seguito da noi moderati e poi lega e forza italia a sinistra graficamente guida la coalizione più Europa seguita da PD Impegno civico e alleanza Verdi Sinistra Italiana. Parole chiave: mezzogiorno, concretezza e competenza, il fulcro della campagna elettorale di Teresa Bellanova, giunta proprio questa mattina in Terra Dauna per incontrare candidati e sostenitori. La concretezza e la competenza. In questo Paese spesso si vota per mode. Noi vogliamo far andare di moda la competenza. Al grido di concretezza e competenza la vice ministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi, la senatrice Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva e capolista al Senato per il terzo polo Italia sul serio nel collegio unico plurinominale regionale Puglia. È giunta in capitanata per incontrare candidati e sostenitori. Il Sud sarà la cifra della mia campagna elettorale, ha affermato la Bellanova, soffermandosi sulle responsabilità degli avversari politici sulla crisi di governo. Sono persone inaffidabili perché, se riconosci l'autorevolezza, mantieni Mario Draghi a eh, completare il lavoro che è stato condiviso con tutti quelli che hanno assunto la responsabilità di votare la maggioranza e, e di dare la maggioranza al governo stesso. Noi pensiamo che in questo momento non si devono vendere chiacchiere alle persone, bisogna dire quello che effettivamente si può e si deve fare. Noi pensiamo che bisogna sostenere il sistema produttivo a partire dal mezzogiorno, perché se riparte il mezzogiorno riparte il Paese, altre forze politiche, il centrodestra parla di riscrivere il piano nazionale di ripresa e resilienza. Riscrivere il piano nazionale di ripresa e resilienza significa due cose semplici e gravissime. Uno, togliere il vincolo del 40% delle risorse al mezzogiorno e noi su questo ci batteremo con tutte le nostre forze perché non accada. Secondo, mettere a rischio, anzi avere la certezza, di non utilizzare i 210 miliardi che l'Europa ha destinato al nostro Paese. E intanto Fratelli d'Italia presenta a Bari il suo programma elettorale. Un programma serio eh, che abbiamo costruito non solamente nell'ultimo periodo, ma è frutto di in Parlamento da parte di Fratelli d'Italia, che seppure l'opposizione ha sempre avuto un atteggiamento serio e costruttivo con proposte concrete in ogni ambito. Io non vado dietro né ai sé né ai mai in generale, figuriamoci a quelli di Emiliano che prova a costruire una maggioranza piena di contraddizioni. Raffaele Fito descrive così il programma di Fratelli d'Italia per le prossime politiche, ne approfitta pure per rispondere a Michele Emiliano che nei giorni scorsi aveva evocato una vittoria su tutti i collegi pugliesi in caso di alleanza del centro-sinistra con i 5 Stelle. Un'idea di paese, non una campagna di proclami. Precisano, per metterla a fuoco gli aspiranti parlamentari si ritroveranno per focus tematici già nei prossimi giorni incontrando corpi intermedi e categorie produttive. Il PNRR, senza dimenticare però il paniere dei fondi di coesione, la contribuzione per le... Aziende del Mezzogiorno e poi agricoltura e sanità, soltanto a citarne alcuni, a partire già dal prossimo giovedì. Potrei dire eh, razionalizzare la spesa, non eh, ovviamente declinare la sanità, come dicevo, in, in termini clientelari. Oggi l'impressione che abbiamo è che si determinano liste d'attesa per poi dare risposte in privato facendo saltare quelle liste d'attesa. La sanità deve essere eh, universalistica sicuramente pubblica e sicuramente rivolta al cittadino. Oggi un cittadino del nord ha aspettativa di vita più lunga di 5 anni rispetto a un cittadino pugliese. Cambiamo argomento, la cronaca, Barion, un anziano è stato aggredito all'interno di una RSA, adesso è ricoverato in gravi condizioni, guardate. Un 93enne è ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate durante un'aggressione subita all'interno di una residenza sanitaria assistita nel quartiere San Paolo di Bari da parte di un altro ospite, 84enne. L'episodio, a quanto si apprende, risale alla mattina del 30 agosto scorso. L'aggressore, secondo quanto ricostruito fino a questo momento da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura di Bari, avrebbe colpito il 93enne utilizzando il manico di una carrozzina per disabili. La vittima è tuttora ritenuta in pericolo di vita e si trova ricoverata nel policlinico del capoluogo. Sono intanto in corso gli accertamenti per chiarire i motivi del gesto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E la Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 68 anni, obesa residente a San Giorgio Ionico, avvenuta il 29 agosto scorso, poco dopo essere stata trasportata in ospedale da un'ambulanza. La donna soffriva di pressione alta e obesità, pesava oltre 150 kg, ma le sue condizioni di salute, secondo i parenti, erano sotto controllo fino a tre mesi fa quando ha cominciato a essere colpita da importanti cali di ossigenazione che le provocavano affanno e affaticamento. Il sostituto procuratore Antonio Natale, come atto eh, dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati un'infermiere di 46 anni dell'ospedale Santissima. Annunziata con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, è disposto l'autopsia scegliendo come consulente tecnico d'ufficio il medico legale. Viaggio Solarino. E adesso invece parliamo di quello che sta accadendo nell'agricoltura in Puglia: c'è l'allarme lanciato da CIA perché sono andate chiuse un terzo delle aziende agricole. Sentiamo. In dieci anni la Puglia ha perso un terzo delle sue aziende agricole. In termini percentuali si tratta di un decremento del 29.6%, un dato che fa riflettere e che in qualche modo è connesso a un altro elemento statistico, vale a dire l'aumento della superficie agricola media per azienda, passata dai 7.9 ettari del 2010 agli 11.1 ettari attuali. Si tratta dei primi dati resi disponibili dall'Istat sul settimo censimento generale dell'agricoltura. La Puglia resta la regione italiana con il maggior numero di imprese nel comparto primario, ma gli imprenditori agricoli per andare avanti spesso hanno dovuto indebitarsi ha dichiarato Gennaro Sicolo presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori. C'è bisogno di un recovery fund agricolo, ha aggiunto Sicolo, uno sforzo straordinario dell'Europa per sostenere un comparto fondamentale da tutti i punti di vista, poiché dall'agricoltura dipendono assetti strategici decisivi per contrastare i cambiamenti climatici, affrontare la questione idrica, la transizione ecologica, l'indipendenza energetica e l'autosufficienza alimentare. Il 2022 finora è stato uno degli anni peggiori per l'agricoltura pugliese. Troppe aziende agricole versano in condizioni di grandissima sofferenza. Alle difficoltà dei prezzi a ribasso, riconosciuti alle produzioni, infatti. Si sono aggiunti rincari folli di energia, gasolio e materie prime che hanno fatto schizzare in alto i costi di produzione. Come se non bastasse, anche gli eventi climatici estremi sono aumentati sia nel numero che nella frequenza e nei danni conseguenti. La Puglia è la prima regione in Italia dove si eh, sperimenteranno nel trasporto ferroviario tecnologie di ultima generazione per i treni a levitazione magnetica. Eh, questo consentirà un trasporto di merci e persone ad altissima velocità. I dettagli. Parte dalla Puglia la sperimentazione del trasporto ferroviario del futuro, con tecnologie d'avanguardia che consentiranno di velocizzare i sistemi di mobilità, abbassare i tempi di percorrenza e ridurre l'impatto ambientale del trasporto, anche attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Regione Puglia, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato e l'Autorità di Sistema Portuale del Marrionio. Porto di Taranto. In particolare, il protocollo prevede lo studio e la sperimentazione nel trasporto ferroviario di sistemi di levitazione magnetica, sia in sovrapposizione alle infrastrutture esistenti, sia realizzando nuove infrastrutture che permetterebbero trasporti di merci e persone ad altissima velocità. Il progetto prevede la realizzazione di studi di fattibilità avanzati per l'uso nel trasporto ferroviario di queste nuove tecnologie, lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica di prima fase e la realizzazione di prototipi, lo stanziamento di 4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni dalla Regione Puglia, ulteriori 1,8 milioni da RFI e 400.000 euro dall'autorità di Sistema Portuale del Marlionio, Porto di Taranto, per coprire i costi delle diverse fasi. Fino la realizzazione di prototipi e la sperimentazione sul campo. Restiamo sempre sul tema trasporti a Bari arriva un minibus telecomandato a distanza, guardiamo. Partiranno il prossimo 12 settembre i test del minibus navia a guida autonoma consegnato negli spazi della Fiera del Levante. È un mezzo con capienza massima di 15 persone, senza volante e con alimentazione elettrica, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. La sperimentazione si svolge nell'ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti, finanziato dal Mise e realizzata in collaborazione con l'ente Fiera ed altri partner. La sperimentazione, che prevede un periodo di test fino a fine settembre, sarà replicabile in altri contesti urbani a partire dal prossimo anno. Il bus utilizza una tecnologia innovativa e affidabile ed è configurato in modo tale da essere completamente simmetrico fronte e retro. Pur essendo del tutto autosufficiente, il veicolo vedrà la presenza costante a bordo di un operatore dell'AMTAB secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Nei prossimi giorni verrà completata la fase di mapping del percorso interno al quartiere fieristico. Quindi prenderà il via la vera e propria sperimentazione aperta, la partecipazione della cittadinanza e degli utenti della fiera, cui verrà anche somministrato un questionario utile a descrivere la propria esperienza sul minibus. Parliamo di maltempo, in particolare delle eh, grandinate che hanno colpito il Barese eh, ad agosto, la Puglia è al lavoro per chiedere lo stato di eh, calamità proprio per i danni registrati in seguito a quella devastante grandinata del 19 agosto scorso. Sentiamo di più. La Regione Puglia è pronta a chiedere lo stato di calamità per la grandinata che lo scorso 19 agosto nel Barese ha distrutto coltivazioni e auto. Nella sede dell'assessorato all'agricoltura un incontro per fare il punto sulla conta dei danni insieme all'assessore Donato Pentasuglia, al presidente della quarta commissione agricoltura, il consigliere Dem Francesco Paolicelli e i sindaci dei comuni di Rutigliano, Casa Massima, Mola di Bari, Noicattaro e Acquaviva delle Fonti. Al momento si attende una relazione dettagliata dei danni, dopodiché sarà portata una delibera in giunta regionale per sottoporla ad approvazione sta procedendo alla valutazione della richiesta dello stato di calamità. All'indomani delle forti grandinate abbiamo subito incontrato gli agricoltori e i sindaci delle città più colpite per farci portavoce delle loro richieste di aiuto. Non si esclude anche l'attivazione della misura 22 del piano di sostegno rurale per dare un aiuto straordinario e immediato. Ci faremo inoltre portavoce a Roma, al Ministero, di quanto accaduto e fare così in modo che il lavoro di mesi e mesi non venga disperso del tutto. Il 30 settembre l'aeroporto Gino Lisa di Foggia tornerà a volare. Seguiamo gli ultimi aggiornamenti in merito all'avvicinarsi di questa data tanto attesa dalla provincia, non soltanto. Eh, abbiamo intervistato per fare il punto il presidente del comitato, Gino Lisa. Guardiamo. Ci troviamo all'interno dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia e siamo in compagnia del Presidente del Comitato Vola Gino Lisa per fare il punto della situazione circa quello che sembra oramai essere una certezza. Il 30 settembre si volerà da e per Foggia, tanto l'ottimismo e l'entusiasmo, ancora qualche scetticismo eppure la vendita dei biglietti sta andando alla grande. No, lo scetticismo lo lascerei altrove e soprattutto tutti i controcorrenti ormai hanno finito la loro vita, finisce qui, dobbiamo incrementare voli e strutture anche a terra. Eh, abbiamo avuto una riunione in comune col commissario Sebastiano, molto disponibile, dobbiamo aumentare il trasporto da e per, prevediamo una nuova riunione con province e regioni e anche con le province limitrofe. Innanzitutto si volerà per Milano, facciamo un po' il punto della situazione, con che costi e poi quali saranno le prossime tappe? Beh, I costi sono tre fasce eh, come in tutti i tipi di volo, solo che la nostra compagnia non essendo low cost è molto chiara nel senso che ti dice la prima fascia comprende questo, la seconda, la terza, con il costo inizia a fare il biglietto poi mi ritrovo un altro totale. Le tariffe basse ovviamente sembra che sono finite quasi su tu tutti i voli. Vuol dire ho letto sui giornali. Non ho osato chiedere alla compagnia perché la lascio lavorare, che siamo al 50%. Per me è un grande successo. Ottimismo, quindi per il futuro non sarà una meteora questo aeroporto. No, se la nostra città mi faccia fare io non lo faccio mai, il negativo. Se la nostra città, cioè mi riferisco a Foggia, comune e provincia, non ci abbandonano e ci diamo da fare per le strutture e non ci dobbiamo fermare dietro la richiesta di una pratica di finanziamento alla regione per autobus o per altro. L'Università eh, di Bari lancia lo short master su mafie e illegalità. Sentiamo di più. Novità in seno all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presentato nell'Ateneo Barese il Short Master in Mafia, corruzione, legalità e sviluppo economico, allo scopo di offrire quadri analitici e interpretativi necessari alla comprensione e prevenzione di fenomeni in settori cruciali per la pubblica amministrazione e per il mondo dell'impresa. Il corso entra soprattutto nel merito di analisi di radici storiche ed attuale quadro normativo. Fondamentale è stimolare il dibattito pubblico e la prevenzione dell'infiltrazione mafiosa, coinvolti 23 docenti per 10 tematiche. I giovani sono legati alla mafia con un doppio registro alla parola mafia, naturalmente con un doppio registro. È un po' un grande calderone che non vede distinzioni, è usata in maniera forme e forse va meglio specificata, che esistono tipologie diverse, anche, anche azioni molto legali, ma non per questo giuste. E io credo che da questo punto di vista ci sia bisogno di fare chiarezza e di non criminalizzare a priori le questioni, ma di definirle nelle loro specificità. Una cena in bianco da oltre mille partecipanti, si rinnova l'appuntamento a Bisceglie. In origine fu il dîner en blanc, un incontro tra amici organizzato per la prima volta in Francia nel 1988 e chiedendo a tutti di vestirsi di bianco per essere riconoscibili. Da allora la cena si è svolta in location spettacolari. L'obiettivo dell'appuntamento è rimasto identico, difendere valori come l'amicizia, la condivisione e la convivialità. Il Dineo en Blanc è ormai un marchio depositato che conta manifestazioni gemelle in 50 città nel mondo. La tradizionale cena con dress code bianco torna anche a Biceglie dopo due anni di stop a causa della pandemia oltre mille coloro che vi hanno preso parte l'appuntamento giunto alla quinta edizione è organizzato dall'associazione pro artibus di graziano salvemini Raffaele altamura e salvatore farinato sostenuto e fortemente voluto per il terzo anno dall'amministrazione guidata dal sindaco angelo antonio angarano che l'ha inserito nel cartellone di eventi cittadino l'estate in blu con il patrocinio del comune con commercio biscegli e prodi e libri nel borgo antico un evento del forte appil turistico per la città buona parte del ricavato è stato devoluto alla la cooperativa sociale Uno tra noi Onlus, centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale. Questa è una serata in cui no è vietato assolutamente l'uso della della plastica e della carta a tavola e anche i palloncini sono di un materiale ecosostenibile e poi abbiamo anche spinto un po' i bisceiesi perché raggiungessero anche la, la location a piedi, insomma, eh, liberando il centro dal traffico. Che è una manifestazione splendida che fa della voglia di stare insieme, di partecipare, di divertirsi il, il fulcro. e, e Quest'anno, che è la seconda edizione, tanto. Eh, aspettata dopo due anni di, di stop necessario ancora di più rappresenta l'edizione dove lo stare insieme assume un rilievo evocativo importantissimo ci fermiamo per una brevissima pausa l'informazione torna tra pochi istanti restate con noi rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social